vivacità, abbracci spontanei e tanta allegria. È trascorsa così la festa dei ceri piccoli che vede protagonisti i ceraioli che si approcciano per le prime volte alla stanga per essere poi pronti per il cero mezzano e quello grande. Emozionante il momento dell'alzata della mattina, dove dopo l'arrivo della sfilata in Piazza Grande, i ragazzi e le ragazze hanno fatto perfettamente capire quanto l'amore per il patrono e per il proprio santo sia inciso nell'animo di un egubino fin dalla giovane età. I capodieci Giampiero Fiorucci di Sant'Ubaldo, Andrea Orsini di San Giorgio e Davide Bianchi di Sant'Antonio hanno saputo animare la piazza, che ha applaudito a tre virate perfette, con San Giorgio attaccato alla stanga di Sant'Ubaldo, mentre Sant'Antonio è rimasto un po' più indietro. Nessuna caduta, nonostante la pioggia arrivata proprio durante l'alzata, con un meteo che è tornato sereno nel pomeriggio. Alle ore 18 è iniziata la corsa, con i ceri che, portati dalle gambe dei più giovani, hanno praticamente sfrecciato per le vie della città. Qualche incertezza e caduta collezionata durante il percorso, che serve però proprio ad imparare dagli sbagli. Toccante l'arrivo in Basilica, con San Giorgio sempre attaccata a Sant'Ubaldo e un grande distacco per Sant'Antonio. I più piccoli hanno però concluso insieme la giornata senza che Sant'Ubaldo chiudesse il portone. Dopo gli inchini e le ultime tre virate, i ceri sono stati smontati e i santi sono stati posizionati sulla barella per essere riportati in città. Questa giornata, ha detto ai ragazzi il cappellano dei ceri Don Mirko Orsini, deve rimanere impressa nei vostri cuori e nella vostra mente, perché questa è un'esperienza di vita e non di gioco. Rendiamo grazie con il cuore a Sant'Ubaldo, che è qui, immutabile e incorrotto, e ogni anno ci permette di celebrare la festa.